Allora, guardiamo questa carpocapsa. Quindi siamo passati, finora abbiamo visto malattie fungine del melo, ticchiolatura e oidio, le più importanti, diciamo le più pericolose di pianocampo. Abbiamo visto la ticchiolatura anche in post raccolta. Ora passiamo a uno di quelli che sono gli insetti invece più pericolosi per quanto riguarda la melicoltura. Questa carpocapsa, vedete il nome scientifico è la Cilia pomonella, che appunto è un insetto dell'ordine dei lepidotteri, vedete, famiglia tortricidi. Quindi già vi richiama qualcosa questa, lepidotteri, tortricidi, già li abbiamo affrontati quando si facevano, va bene, i lepidotteri dannosi della vite. Quindi già lì, quindi tignolo e tignoletta, entrambi i lepidotteri, vedremo hanno caratteristiche simili. Quindi se avete già studiato bene quello, e anche poi la tignola dell'oliva, anche quella lepidottero, vedete molte cose sono comuni, quindi non è che le dovete sempre ristudiare tutte nel dettaglio, ma se avete già studiato bene la nel dettaglio, di tante cose faremo riferimento. Queste le piante ospiti sono diverse, quindi è piuttosto polifaga, e qui mette melo pero, quindi le due principali formacee da noi coltivate, però attacca anche il noce e alcune drupacee, quindi capite bene, drupacee si intendono pesco, albicocco, susino, ciliegie e così via. Vedremo che è, diciamo, l'insetto più pericoloso, naturalmente insetti quindi pericolosità allo stadio larvale, vedremo, insieme poi alla mosca della frutta, che anche questa è molto polifaga, che attacca tantissime specie e quindi grande pericolosità, soprattutto quando ci attacca il frutto, va bene, perché va a distruggerci la nostra produzione. Guardiamo come si identifica e qual è il danno, va bene? Quindi vi dice, è uno degli insetti più pericolosi e dannosi per quanto riguardano le fomacee. Naturalmente, come gli insetti, i lepidotteri, naturalmente sapete, sono olometaboli, quindi dall'uovo si schiude una larva ed è questa, diciamo, la fase critica. Non è tanto l'adulto, se la vedete qui nell'immagine, è una falena, quindi anche in questo caso una farfalla notturna, che da adulta non ci arreca nessun danno, se non quello di deporre le uova da cui si schiudono le larve. Ci siamo? Naturalmente queste larve sono carpofage, sapete carpofage vuol dire che si nutrono dei frutti, va bene? Quindi danneggiano direttamente i frutti, no, perché li mangiano, ci siamo, causando gravissime perdite produttive. Come si era già visto anche per la mosca dell'olivo, la perdita è sia quantitativa, perché proprio mangiano il frutto, ma anche qualitativa, naturalmente, perché quello che rimane è un frutto danneggiato, alterato e quindi con tutta una serie di problematiche. Poi naturalmente, scavando gallerie, cosa succede? Creano delle ferite in questi frutti e sapete, ci sono tutti degli agenti patogeni secondari che possono entrare. Quindi il danno diretto è quello di nutrizione, la larva lo mangia, ma poi creando una ferita indebolisce questo frutto, rompe la continuità e quindi può essere attaccato da tutta una serie di patogeni secondari. Vedete, gli adulti, come vi dicevo, sono delle farfalle piuttosto piccole, qui vi dice dai 15 ai 22 mm di apertura alare, sono delle falene gigantesche, ci siamo. Le ali anteriori, per riconoscerlo, sono di colore grigiastro, va bene, marezzato, con striature bronze trasversali più o meno intense nel margine distale. Le larve, appena schiuse, sono biancastre, con il capo scuro, quindi si riconosca molto bene, se aprite il frutto la individuate immediatamente, ci siamo. Poi andando avanti, quindi nelle varie fasi di sviluppo, tendono a scurire sempre di più, diventando giallastre. Ed infine, proprio nella fase finale, addirittura rose. Quindi c'è proprio un cambiamento cromatico evidente, da biancastre a rose, insomma, il cambiamento c'è stato. La loro lunghezza a maturità vi dice di 15-20 mm, quindi non è che sono larve gigantesche. Poi affronteremo sempre per il melo. Il rodilegno invece fa larve di qualche centimetro, quindi sono le più grosse che abbiamo. Quindi anche queste sono abbastanza piccole, ma non meno dannose. Ci siamo. Naturalmente il danno, vi dicevo, è determinato dagli stadi larvali che vanno a mangiare il frutto, ci siamo, e lo possono attaccare in qualsiasi momento del loro accrescimento, bene, e anche quando siamo ormai in fase di maturazione avanzata. E cosa fanno? Così come si era visto per la mosca delle olive, questi scavano gallerie all'interno del frutto. Qui se vedete c'è un'altra immagine e vedete i vari stadi larvali. Non so se ce l'avete, però si vede su questa mela, vedete, abbiamo tutte queste stadi, all'inizio sono molto piccole le larve, di colore molto chiaro, poi man mano crescono, perché fanno i vari stadi larvali, e vedete l'ultimo è questo colore rosastro proprio, e quindi si vede, è abbastanza frequente trovare la carpocapsa, eh? Non è così raro.
Naturalmente le gallerie sono scavate in qualsiasi parte del frutto, ma hanno, diciamo, una certa predilezione per la zona calicina, quindi la zona dove ci dovrebbe essere il calice, però diciamo è indicazione di massima, poi le ritrovate un po' dappertutto e scavano dappertutto. All'inizio naturalmente le gallerie sono superficiali e poi piano piano tendono a affondare nella polpa mano a mano che passa il tempo, va bene, fino ad arrivare alla zona centrale, cioè quella carpellare, dove ci sono le logge e dove trovate anche i semi. Bene. Naturalmente, al seguito di questa attività delle larve che mangiano e quindi poi hanno, diciamo, producono anche delle deiezioni, all'interno queste gallerie si riempiono delle rosure del materiale che hanno mangiato, quindi dei vari strati che vanno a mangiare, e poi naturalmente anche di escrementi, così come per tutte le larve. Quindi capite bene, è vero che ve la sottraggano, ma anche quella che rimane, essendo anche piena di escrementi, non è di grande qualità come polpa. Ci siamo? Naturalmente, finito lo sviluppo larvale, quindi quando ha mangiato, si è cresciuto e così via, la larva esce dal frutto, scavando una galleria di uscita e si incrisalda sugli organi legnosi. Quindi sapete che la fase della pupa dei lepidotteri si chiama crisalide, ecco perché si dice si incrisalida, bene? Quindi la fase immobile in cui poi avviene la trasformazione, la metamorfosi e poi sfarfallerà l'insetto adulto. Bene? Il foro d'uscita, vi dice, è molto evidente anche per la grande quantità di rosure e di escrementi dello conto. Quindi lo vedete benissimo, come si vedeva bene con i testi l'anno scorso, se l'ha trovato questo di legno giallo proprio di a scuola, si vedeva bene proprio la rosura e la fuoriuscita di quello che era il legno che mangiava e delle deiezioni. Quindi si individuano molto bene. A quello Naturalmente, che dice. per tirarlo fuori, diciamo, dall'albero si è dovuto prendere praticamente quello pezzo di ferro, ficcarlo diciamo, Visto nel foro la d'uscita della galleria. galleria era molto ampia e quindi col tiro di ferro poi siamo riusciti a estrarlo, va bene? Qui naturalmente fate più veloce a aprire il frutto e guardare la larva, perché tanto ormai è un frutto deteriorato, ma lì non è che potete buttare giù tutta la pianta, ci siamo. Naturalmente dice, nell'ultima generazione spesso la larva attacca direttamente molti frutti, scavando, dice, molte gallerie dirette al centro, ci siamo. Ed uscendo immediatamente per attaccare altri frutti. Quindi nella fase, diciamo, finale è ancora più pericolosa. Ci siamo? E dopo aver attaccato diversi frutti, quindi non è che si accontenta di uno, ma ve ne attacca più di uno, va bene, si incrisala. Quindi qui il danno diventa esponenziale, perché invece che attaccarvi un solo, diciamo, frutto, ve ne attacca 10 e quindi il danno è su 10 frutti invece che su uno. E capite bene che il danno è molto più ampio. Naturalmente, come è logico, il danno è dato da questa attività trofica, quindi dall'alimentazione di queste larve, che possono causare una cascola diretta dei frutti colpiti, sia naturalmente gravi deprezzamenti di quelli che non cadono, perché anche se andate a venderli e dentro c'è la larva, non è che ve lo compra tanto volentieri, oppure dentro c'è stata la larva e quindi trovate gli escrementi, polpa ossidata, agenti patogeni secondari, insomma, capite bene, addirittura possono non ritirarvi il prodotto oppure deprezzarvelo tantissimo, perché poi dovrà essere lavorato in maniera particolare con grandi scarti. Naturalmente, questo danno che abbiamo descritto è causato anche ad altre piante da frutto, specialmente sul noce. In questo caso, la larva, dopo essere penetrata nei frutti, scava nella galleria nella parte edula del seme, provocando la cascola del frutto stesso, oppure il suo grande deprezzamento. A volte, vi dice, nelle fomace, le larve giovani che iniziano a scavare le gallerie del frutto vanno soggette a mortalità naturale o a seguito di trattamenti, per cui provocano soltanto erosione superficiale del frutto. Certo, se voi fate il trattamento in tempo, cioè appena deposto, appena entrata, questa larva muore e quindi è rimasta soltanto in maniera superficiale, perché poi si è vista soltanto una seconda fase che tende a approfondirsi e andare verso le logge dove ci sono i semi. Bene. Che naturalmente vanno a cicatrizzare queste gallerie superficiali e vanno a, diciamo, formare quello che viene definito il bacato secco, che quindi rimane praticamente soltanto in superficie. Lo vedete, qui avete un'immagine, va bene, che c'è il foro di rosura della mela, va bene, conseguente all'attacco della carpocapsula. Quindi lo vedete molto bene. Se rimane soltanto superficiale, cioè senza la fuoriuscita, veramente quella parte va incontro a necrosi, muore e secca, però non si è approfondito e quindi lì lo scarto è minimo, che anche il danno è minimo. Guardiamo il ciclo biologico di questa carpocapsa. La carpocapsa, dice, supera l'inverno allo stadio di larva matura,
racchiusa in un piccolo bozzolo negli anfratti della scorta delle piante ospite, oppure alla base della stessa nel terreno. E infine in bozzoli sulle cassette, specialmente se di legno da raccolta, quindi semplicemente lasciate in campo o nelle vicinanze del melese. Questo sarebbe da evitare. In primavera le larve si impupano, qui si dice impupano, ma voi mettete si incrisalidano, perché sapete, è un lepidottero, va bene. Quindi lo stadio è sempre quello, la forma è quella, però nei lepidotteri si chiama crisalide. E successivamente, tra aprile e maggio, sfarfalla. Quindi, come tutti gli insetti, va bene, quando abbiamo il rialzo termico primaverile, abbiamo lo sfarfallamento. Naturalmente il picco dello sfarfallamento poi dipende dalla zona dove siete, perché l'andamento climatico non è uguale in tutte le zone in cui si coltivano meli, ma comunque nella stragrande maggioranza abbiamo visto è nel Trentino Alto Adige, comunque nel nord Italia, quindi climi abbastanza freschi. E infatti, vedete, il picco dello sfarfallamento lo abbiamo la seconda decade di maggio, quindi 10-20 maggio circa, con temperature che in realtà è stato netto, perché poi ovviamente si va verso la primavera inoltrata quasi estate. Gli adulti si accoppiano, va bene, e dopo l'accoppiamento le femmine vanno a ovideforme sulle foglie. Naturalmente da queste uova nascono le larve della prima generazione, che iniziano la loro attività a fine maggio e la proseguono fino ai primi di luglio. Fanno tutto il ciclo all'interno, quindi si accrescono con tutti gli stadi larvali, poi escono fuori, si rincrisalidano naturalmente e terminato il loro ciclo, appunto, si incrisalidano sui rametti o su altri organi legnosi della pianta e naturalmente anche qui sfarfallano e originano gli adulti di seconda generazione, va bene? Quindi fanno quelle vendette di secondo volo. Questi sfarfallano, dice, da giugno a luglio fino alla prima metà di agosto, ovidepongono direttamente sui frutti già sviluppati e qui vi dice il picco generalmente nella prima settimana di luglio. Naturalmente le larve di questa seconda generazione hanno un'incubazione molto breve perché le temperature sono più alte, quindi sapete che non è che non sono mica mammiferi, quindi gli insetti dipendono da quella che è la temperatura esterna, quindi tanto più ottimale la temperatura, tanto più breve sarà l'incubazione, quindi qui siamo, diciamo, nel massimo per loro. Sono attive da luglio a tutto agosto. Queste larve hanno due alternative di sviluppo. La prima, vi dice, consiste nella possibilità di entrare in diapausa e terminando il ciclo autunnale, quindi bloccandosi e non evolvendosi. Diapausa vuol dire un blocco dello sviluppo. La seconda, invece, consiste nella possibilità di incrisalidarsi per dare origine a una terza generazione. Gli adulti, in questo caso, sfarfallano da agosto a settembre, e in questo caso, in agosto, si assiste a un accavallamento di due voli, quelli ritardatari del secondo e gli adulti del terzo, quindi abbiamo una lieve sovrapposizione. Naturalmente il massimo sfarfallamento della terza generazione si ha nella seconda o terza decade di agosto. Queste larve di ultima generazione sono attive a settembre-ottobre a seconda degli ambienti. Naturalmente non sempre si ritrova la terza generazione, perché in alcune zone molto fresche non ce la fanno a fare questo sviluppo. Oppure nelle zone climatiche e dove ci sono varietà che si raccolgono prima. Quindi, se voi raccogliete molto presto, naturalmente dopo non hanno più materiale dove stare queste larve, quindi diventa molto difficile fare la terza generazione. Naturalmente, vi dice poi, all'approssimarsi della stagione fredda, va bene, e con l'abbassamento delle ore di luce, perché naturalmente andate incontro all'autunno, quindi le ore di luce diminuiscono. Questo già da metà estate si comincia a vedere che le ore di luce cominciano a diminuire, tanto più in settembre-ottobre. Naturalmente le larve, vi dice, si riparano nel bozzolo per svernare. La carpocapsa quindi compie massimo tre generazioni all'anno, oppure, vi dice, due se si considerano i casi in cui la terza rimanga incompleta. Quindi anche questo dipende dall'ambiente. Infatti vi dice, nelle zone più fredde dell'Europa centro-settentrionale, addirittura compie soltanto una sola generazione all'anno. Guardiamo ora la lotta. Naturalmente la lotta è abbastanza complessa, perché non abbiamo una sola generazione,
ma più generazioni, così come per la mosca dell'olivo, e quindi bisogna capire bene quando è il momento di intervenire. La lotta, vi dice, contro la carpocapsa viene attualmente eseguita utilizzando la lotta guidata e integrata, e questo vale per tutto, perché si è visto, non si fa più la lotta a calendario. Naturalmente, quindi dobbiamo basarci su quello che è il monitoraggio ambientale, va bene? Quindi andare a vedere effettivamente la presenza del fitofago e soprattutto quando è il momento di massima presenza per effettuare gli sfarfallamenti. Quindi a noi ci interessa individuare il picco di sfarfallamento. Guardiamo qual è la metodologia della lotta guidata. Naturalmente le trappole vanno sistemate nel frutteto a fine aprile, ci siamo. Il numero di trappole è di 2-3 per il primo ettaro, va bene, vi dice, ed una per ogni ettaro successivo al primo, perché tanto poi è abbastanza disposto omogeneamente questa carpocapsa nel vostro frutteto. Naturalmente vi dice, in aziende non molto grandi e con appezzamenti uniformi possono bastare anche 2-3 trappole per tutta l'azienda, o comunque, come vi dicevo, gli appezzamenti sono piuttosto omogenei. Poi vi dice, dal momento della posa delle trappole si controllano le catture per ogni settimana e per trappola, valutando anche i momenti di maggior volo che si deducono da dati, diciamo, medi, quindi con le stazioni meteorologiche. E qui mi dice, per la pianura padana, per esempio, abbiamo che il picco di sfarfallamento dovrebbe essere 20-30 maggio per la prima generazione, dall'1 e 7 luglio per la seconda, 20-30 agosto per la terza. Quindi già lo sappiamo da dati storici, se l'andamento climatico è regolare, poi ci avete anche dei software che ve lo possono confermare, collegati alle stazioni meteorologiche, che questi sono i vari picchi di sfarfallamento. La soglia di intervento è di 2 maschi catturati per trappola per settimana, quindi non è nemmeno molto elevata, perché si è visto un insetto molto dannoso, che una volta che vi è entrato, cioè qui il frutto lo buttate via praticamente. Nel caso di momenti a rischio è opportuno valutare la possibilità di un trattamento anche se la soglia non viene raggiunta in una settimana ma in 2. Quindi anche se catturate 2 maschi in 2 settimane, comunque fate il trattamento. Quindi basta quasi la presenza per fare il trattamento di questa carpocapsa. Naturalmente la soglia di intervento può essere ridotta anche al campionamento del danno ed è pari all'1% di frutti con foro iniziale per l'estrazione, quindi molto pochi, eh. Se pensavate la pignoletta della vite, prima generazione era il 35-50% dei grappoli attaccati, invece si parla dell'1% dei frutti attaccati, quindi capite bene, è bassissima, ci siamo. I trattamenti devono essere eseguiti, vedete, con uno schemettino per cercare di limitare al massimo quelli che sono i danni. Questa è una prima generazione, dopo 8-10 giorni, diciamo, dal primo superamento della soglia. Appena superate la soglia, entro 8-10 giorni andate a fare un trattamento. Si possono fare anche trattamenti con prodotti chitinoinibitori o addirittura regolatori di crescita ovicidi, quindi vanno a distruggere proprio l'uovo così che non si sviluppa nessuna larva. E naturalmente qui vi dà tutta una serie di prodotti che però come sempre non si sa nomenclare perché tanto cambia continuamente, comunque l'importante è il concetto, utilizzare questi chitinoinibitori, regolatori dello sviluppo e la crescita ovicidi, va bene, e qui vi dice, in questo caso si deve intervenire immediatamente al superamento della soglia, 2 adulti catturati, oppure dopo 4-5 giorni dall'inizio dei voli, ci siamo. Il prodotto ovicida naturalmente va applicato prima, quando ci sono ancora le uova, gli altri prodotti se sono invece l'erbicida, quando l'uovo si è schiuso, perché naturalmente deve fare il trattamento in base alla fase che avete, o almeno alla maggioranza, perché avete visto che lo sfarfallamento non è tutto uguale, nemmeno la chiusura delle uova sarà tutto uguale. Poi abbiamo un intervento mirato contro la seconda e terza generazione, va bene, anche questo 4-5 giorni dal superamento della soglia di intervento, oppure vi dice solo per la seconda generazione, trattamento o regolatore di crescita o di sviluppo, le stesse modalità di intervento descritte per la prima generazione. Poi vi dice per la terza generazione, in caso di interventi di soccorso in prossimità della raccolta, si deve sostituire questo insetticida con prodotti naturalmente a più breve tempo di carenza, perché se siete in prossimità della raccolta, se avete 5-6 giorni a raccogliere, non potete utilizzare un prodotto che ha 20 giorni di tempo di sospensione, se no poi non lo potete più raccogliere. Se lo raccogliete poi andate incontro a gravissime sanzioni, anche di tipo penale, perché naturalmente andate a portare un prodotto alimentare che praticamente ha dei residui che superano il limite di legge. E quindi naturalmente, come si era già visto per la botrite, a mano che si va più verso la raccolta,
andrete a intervenire con prodotti sempre un tempo di sospensione più breve. Generalmente i prodotti a tempo di sospensione più breve sono più costosi, però qui l'alternativa è buttare via tutto, perché se vi c'entrano all'interno le larve, e se visto nell'ultima fase, le larve tra l'altro sono anche molto attive, quindi passano da un frutto a un altro e ve ne distruggono tutta la produzione. Quindi si interviene naturalmente con il tempo di sospensione idoneo a quello che è il vostro periodo di raccolta. Vabbè, qui vi dice tutta una buona efficacia di vari prodotti, diciamo, naturalmente devono essere tutti questi prodotti autorizzati dal Ministero della Sanità, diciamo. Invece, generalmente il trattamento alla prima generazione a Carpocapsa coincidono esattamente ad altri importanti fitofagi del melo, tipo, va bene, microlepidotteri, minatori e ricamatori, che poi vedremo, diciamo. Pertanto, questo è un intervento comune, cioè con un unico trattamento controllate tutti questi insetti pericolosi. Ci sono anche diversi nemici naturali da Carpocapsa, va bene, tuttavia non sono mai in grado di controllare la popolazione del fitofago, anche perché questo fitofago, si è visto, provoca danni anche in presenza molto bassa, cioè basta l'1% per trattare dei frutti attaccati, quindi cioè, basta che ci sia per trattare. Quindi anche se ne lasciano pochissimi questi nemici naturali, la carpocapsa è comunque dannosissima. Qui vedete tra i nemici naturali presenti nell'ambiente, ricordiamo i parassitoidi, appartenenti a questi menotteri, va bene, e comunque ora noi stiamo a farli tutti, insomma. E quindi avete vari parassitoidi, addirittura avete i primi sono ofagi, e fanno più generazione all'anno, quindi vanno a nutrirsi delle uova, che è la cosa migliore, e così non si schiude nulla, non c'è nessuna larva, nessun danno, vedete. Altri invece vanno a parassiti, sono parassitoidi delle larve, va bene, e altri parassitoidi larvari nei vari stadi, ci siamo. Naturalmente, visto che è molto pericoloso questo, diciamo, insetto, la ricerca è anche molto ampia, nelle zone soprattutto di grande melicoltura. E quindi anche la lotta è in continua evoluzione, ci siamo. E una delle metodologie più utilizzate è quella della confusione sessuale, che però non fornisce sempre dei buoni risultati. E sapete come funziona, no, questo sistema della confusione sessuale? Praticamente noi nel nostro meleto mettiamo dei diffusori che vanno a emanare, quindi a emettere nell'ambiente quello che è il feromone femminile. Quindi i maschi seguono il feromone, naturalmente perché attratti per accoppiarsi, però arrivano lì e trovano il diffusore e non trovano la femmina. Quindi naturalmente una gran parte dei maschi non riusciranno a incontrare le femmine e si riduce il numero degli accoppiamenti. Riducendo il numero degli accoppiamenti, poi la femmina andrà a deporre delle uova sterili. Quindi si depone le uova, però non nasce nessuna larva e per noi la fase dannosa era quella larvale e quindi non abbiamo danni. E quindi, però ancora, diciamo, anche se si è molto evoluta, perché questo libro ha una ventina d'anni, si è molto evoluto, ora è molto più efficace, soprattutto nelle aziende di tipo biologico, naturalmente un po' sotto gli insetticidi, a questo tipo di lotta bisogna ricorrere sicuramente. Va bene. Va bene. Poi vi dice, inoltre sono stati, dice, fatti notevoli passi in avanti nel settore della lotta microbiologica in alcuni paesi, soprattutto Stati Uniti e Inghilterra, e anche ormai in Italia, va bene, anche perché stiamo piuttosto all'avanguardia per quanto riguarda l'agricoltura, avete visto, è molto importante in Italia, con preparati a base di virus. Bene. Questo è un virus, questo Clostridia pomonella, va bene, delle granulosi, che ha dato buoni risultati in sostituzione ai prodotti chimici. Bene. E quindi comunque viene distribuito in campo come un normale prodotto insetticida. Fate una preparazione, lo mettete nell'atomizzatore e poi lo distribuite. Bene. Infine, si deve, vi ricordo, anche la buona attività del fungo, va bene, questo Bassiana, va bene, quale possibile applicazione di lotta microbiologica. Nel caso, vedete, di questo, perché mi potrebbe venire la domanda, ma essendo un lepidottero, così come si faceva per la tignola, si potrebbe utilizzare anche il Bacillus thuringiensis. Però questo è un lepidottero che entra molto velocemente all'interno, va bene, della mela, e quindi l'azione del bacillo è abbastanza limitata, quindi sì, si potrebbe utilizzare, perché anche lui è un lepidottero, anche lui è sensibile, però entrando molto velocemente all'interno, ovviamente non si nutre la parte esterna, va bene, e quindi non viene in contatto con quello che è il vero bacillo, però c'è anche chi si può utilizzare come trattamento un po' tampone, però non è sicuramente la forma più utilizzata per contrastare questo lepidottero. Quindi abbiamo visto anche questa